l'ottavo giro in testa c'è Leclerc, c'è un bel gap di 13 secondi su Taita, che guida invece un altro gruppetto un po' compatto, Taita nel secondo posto, 2 secondi davanti a Rocco, ed è seguito a ruota da Scalia e da Dante, che è al momento quello in lotta più vicino con Renno, e poi abbiamo Lorenzo molto staccato da Renno in seconda posizione, seguito da Ottavo, al nono posto c'è Pio e al decimo posto un po' duri nella battaglia entrambi, alla fine che è rimasto Taita. Thank you.
morbide, ripartite con le morbide, si stanno intorno al letto.
adesso. Thank you.
intanto faccio notare che Titan è super morbide nella puntata, ha appena segnato il suo record personale e ha pochi millesimi da 20 millesimi dal tempo migliore di che comunque la grafica non sembra avere tanto degrado. Davide ha molto più degrado che la sua vera sinistra, è quasi perso, e nonostante Davide sia conosciuto sia piede morbido. Titan che, vedendo i suoi tempi, ha cominciato a un giro e il giro successivo al pit ha fatto un 1.24.8, mentre al 19° già un 1.28, già dopo 3 giri alza un po'. Morbide a parte Renno e Davide, che per questo girare più. Sì. Thank you.
aspettando un po' a fermarmi, qualche pilota che potrebbe essere costretto a fare.
l'ultimo giro ha girato in 2 e è leggermente più lento il giro. Per riferimento adesso il giro per le Leclerc ha girato in 27.9 e Rocco l'obiettivo principale di Titan sta girando in 28.6 al momento è sicuramente il più veloce, però ecco già il secondo giro dopo la sosta il tempo è salito a 27. Comunque dai, per adesso è ancora più veloce, vediamo se riuscirà a sfruttare meglio questo. Stando a quello che mi dice la grafica sul delle gomme, la grafica del pilota davanti stanno consumando molto le gomme, forse quello messo meglio al momento è l'anteriore sinistra, che è quella più sollecitata, consumata, cioè a disposizione, e Renno forse è il più capabile per arrivare. Però comunque ad esempio Renno adesso nell'ultimo giro ha guadagnato 2 decimi su precedente, ne ha guadagnati 6, sta girando leggermente più veloce, ormai stacco comunque di 15 secondi, quindi a meno che Renno non riesca ad arrivare a fine gara senza fermarsi, però è costretto a finire la cosa dura che non sta. Strategia particolare di Scalia, che per questo ultimo stint, che sarà comunque abbastanza breve perché mancano 7 minuti alla fine, ha montato le morbide invece di tutte. Intanto ti segnalo Super Simo anche ai box.
E anche Davide. Davide era arrivato decisamente a Roma. Vediamo se invece lui farà un video apposta a Scandias, adesso che ha sempre usato le morbide in tutta la gara, se l'ultimo stint troverà l'attacco con la super morbide. No, sempre morbide per Davide. Adesso è sotto il
tak to tam dajte, to teď. Ma adesso ci sarà un ultimo giro dopo la fine del tempo. Buonasera. Io direi che siamo bene, allora una gara completamente dominata da te, sei riuscito a staccarti dal resto del gruppo già dall'inizio. Raccontaci un po' quali sono state le tue sensazioni, come ti sei trovato a fare questa gara quasi in solitario. Beh, ovviamente la gara, diciamo, ha poco da raccontare, visto che ho preso subito margine, ho allungato. L'unica cosa è che vedevo che praticamente i piloti dietro di me seguivano sempre i miei pit. Siccome avevo il buon Vittorio che era col volante, un trova molto di più, ho provato, diciamo, a anticipare l'ultimo pit per costringere, diciamo, gli altri a fare pure due pit, e mi hanno seguito. Solo questo c'è da segnalare. Per il resto, gara dall'inizio alla fine sempre in testa, buon ritmo. Mi complimento con Rocco, che ha avuto per lui un buon passo, soprattutto dopo il primo pit, che ha tenuto il ritmo. Il distacco non saliva né scendeva, va, era sempre lì. Solo questo. Grazie. Bene, Alex, hai tu qualche altra domanda? Io sono felice, vedo. Bravo. Grazie. Poi per le
L'usura elevata, considerati che tempo 4 giri la gomma da lui era già morta, mentre io ancora l'avevo praticamente nuova. Questa è stata la differenza tra me e Vittorio. Va bene, comunque molto bene, parte sono felice, quindi intanto da dirti complimenti e ci Ancora grazie. rivediamo alla prossima. Alla prossima. Siamo al secondo classificato, Rocco. Allora Rocco, c'è un po' di queste sensazioni di questa gara, il giro che sono stati oggi e poi devastanti, diciamo, per quello che riguarda. Sì, è stata una gara piuttosto tranquilla appunto dopo essermi liberato di Reno, Davide e Scalia. Sinceramente non ho capito quel grosso usura da parte di Titan, perché anche io ho il volante, ma magari sono riuscito a gestire un po' meglio le gomme, quella roba lì, quindi per fortuna non ho intaccato molto la prestazione. E per il resto sì, devo chiedere scusa a Davide nella chicane finale, mentre lo stavo superando gli ho dato una sportellata, ma purtroppo la macchina ha deciso di non frenare, quindi è successo. Però ci siamo chiariti in parti, quindi spero che vada bene così. Niente, è stata una gara piuttosto tranquilla e l'unico problema che ho avuto è stato un doppiato, ma quello si farà reclamo dopo. Sky e ha una domanda da parte di Sky. Come ci si sente dopo aver concluso la diciamo ex casa Allora, diciamo che sì, è nata come team junior della Zipper Sky, ma adesso diciamo che ha preso il volo ed è diventata proprio un'aquila in confronto al piccione della Zipper Sky Oh, piano di con le parole. Reno. Dunque, è felice di prendere il volo libera da sola e speriamo di fare il ruolo inverso adesso, magari siamo noi avanti e la Zipper Sky sta un po' più dietro. Vedremo, vedremo nelle prossime gare, sappiamo già che comunque la rivalità sarà serrata con voi. Esatto. Carmen, sei domande? Ma no, boh, bene o male comunque ha già risposto, quindi sei riuscito a gestire bene l'usura e sei stato tra i pochi piloti che hanno fatto solo due soste, mentre quasi tutti gli altri ne hanno fatte tre. Appunto anche Pepe Leclerc alla fine ha fatto la terza sosta a fine gara quindi complimenti a te per la gestione di Grazie ok, allora grazie Rocco, passiamo quindi al terzo classificato che è Rello, buonasera mille. Rello, Buonasera. allora diciamo che è stata una gara un po' tra alti e bassi, nel senso che abbiamo visto un po' di dici un po' cosa è successo, quali sono un po' le tue sensazioni Allora, diciamo che principalmente quei duelli sono dovuti al fatto che c'era un doppiato che era in mezzo alla pista, cioè un doppiato, uno di quelli che non era partito, era rimasto fermo in mezzo alla pista e l'ho centrato ben 3 volte. E niente, quindi centrandolo ho perso una cifra di tempo e sono finito ottavo giù di lì a un certo punto. Quindi ho dovuto recuperare, sforzando, ho fatto fuori le gomme più del dovuto. Che poi negli ultimi giri ho scoperto che ero con la ripartizione finì completamente sull'anteriore, motivo per cui detritavo e non capivo perché. E bah, diciamo che potevo arrivare più vicino a Rocco, però c'è stato qualche piccolo problemino di usura e di macchina. Della busca. Tagliamo i fondi, li possiamo andare a fare mendicanti in stazione. No, comunque. Siamo autosufficienti. Ma
No, vabbè. Felice per Rocco, nonostante nella pre-gara dice ma io non corro, sono lento. Non corre, arriva secondo. Vai mona Rocco. No, comunque volevo aprire una parentesi di quello che è successo nel pre-gara, che praticamente abbiamo scoperto oggi che c'è questo bug dove se tu fai la qualifica e si esce dalla lobby, cioè si esce dal tagli la partecipazione, ecco. Casca tutto e tocca ricreare. Perciò mi sa che il format del campionato subirà una variazione e da due gare diventerà una gara unica, non ho letto. In settimana se ne parlerà nel gruppo del lobby. Esatto, sì, poi vabbè, mi dispiace avere due piloti che non ho capito perché rimanevano in pista nonostante non partissero, cioè già c'era stato il problema di prima, stavo dicendo ora, poi era già tardi, non si poteva ricreare un'altra volta la lobby, no? Anche perché ora sono le... Sono un quarto alle 11, se ricreavamo non so se a 11 e mezzo avevamo finito, perciò mi dispiace, spero che... Prendendosi i loro passi, ecco. Anche perché comunque è stata una gara abbastanza bella. Nei primi giri eravamo lì vicini a lottare per il podio. Poi vabbè, pian piano la nazione ha sgranato il gruppo. E niente. Va bene, capo, sei domando per Renno? No, non ho domande. Faccio i complimenti comunque anche a Renno, perché anche lui è tra i pochi piloti che hanno fatto solo due soste. Complimenti per la gestione. Grazie. E per il podio, ovviamente. Va bene, allora, ragazzi, io saluto tutti i spettatori che sono passati di qui, avete i piloti che hanno fatto stasera, ringrazio i piloti che ovviamente sono arrivati a Bye, guys.